2-0 nelle ultime sfide. Frosinone batte la Salernitana e ora è a più 3 dal Crotone, terzo in classifica, mentre perde lo Spezia a Benevento, dunque si guadagna qualcosina anche sui Liguri. Un Frosinone che nel primo tempo mantiene quello che è il registro delle ultime partite, un Frosinone che viene messo in campo da Nesta per controllare la partita senza troppe apprensioni, per poi alzare il ritmo nel secondo tempo e in 10, 15, 20 minuti cercare il gol del vantaggio per chiudere la partita. Nei primi 20 minuti la Salernitana aveva tenuto un po' la partita in equilibrio, anche se comunque non aveva pensato più di tanto alla retroguardia, la nostra retroguardia. Noi abbiamo provato a fare qualcosina, ma nulla di fatto. Frosinone è sceso in campo con il 3-5-2 con la stessa formazione di Cosenza, quindi Bardi in porta, Capuano, Rialo, Brighetti in difesa, D'Elia, As, Maiello, Rodien, Salvi a centrocampo, Novakovic e Diolini in attacco. Dicevo, il primo tempo non ha offerto granché, ma ormai questo è il trend del Frosinone: il primo tempo in cui studia l'avversario, lo fa giocare, però fa sì che quel possesso palla risulti sterile, in quanto la Salernitana praticamente non tira mai in porta, anzi noi poi abbiamo un'occasione, ripartenza, c'era Novakovic defilato, aveva però un buon specchio della porta per poter tirare, invece finta di tirare e la passa, adesso non ricordo male se a Dionisio o a Rodien, in quel modo sorprende la difesa della Salernitana, che si sbilancia in avanti. Passaggio indietro, un difensore della Salernitana però riesce a intercettarla e quindi sventa la possibile occasione del Frosinone. La partita si alza di livello nel secondo tempo, quando il Frosinone spinge nella sua difesa la Salernitana. Ci prova Rodien, che colpisce il pallone di testa, la manda di poco al lato e poi entra in gioco As che in pratica contro Aia, il difensore della Salernitana, sfodera tutte le sue qualità, lo raggira, crossa in maniera molto dolce al centro dell'area piccola dove c'è Novakovic che insacca di testa per il gol del vantaggio, gol della vittoria del Frosinone. Novakovic che aveva sulla sua sinistra Migliorini, c'era Jarosinski se non sbaglio e Michai a pochi passi. Michai però non può fare niente, Migliorini rimane sorpreso, Novakovic di testa la mette dentro. Sono veramente contento per Andrea, si è sbloccato dalla scorsa partita, fornisce sempre grandi prestazioni a livello soprattutto fisico. Corre per tutto il campo, è un giocatore che dà tutto per questa squadra, quindi gli faccio i miei complimenti. Tanti lo criticavano prima e lo continuano a criticare adesso, tanti lo criticavano prima e adesso lo osannano. Non gli si dava semplicemente il tempo di dimostrare le sue qualità. E questo è sempre un errore, è sempre un errore, soprattutto per i ragazzi giovani che arrivano dall'estero. E poi mi è piaciuto molto la sua esultanza quando poi è rimasto con Rodien, hanno fatto un'esultanza tipo stato immobili, molto carina. Si vede che ci ha finita 3-2 come c'è anche con As, quindi questi tre ragazzi insieme nelle partite in cui hanno giocato la stessa partita o titolari subentrati o uno dei tre, hanno totalizzato insieme 31 punti su 46, un bottino di tutto rispetto. As è un giocatore di qualità, ha il piede per fare determinate cose,
Anche lui ha avuto fatica all'inizio, non ha trovato la giusta continuità di prestazioni, ma anche non scendeva in campo, in panchina, quindi non ha avuto anche lui la fiducia che meritava e adesso sta ripagando quella che invece Nesta gli ha affidato. Ecco appunto con Rodina a centrocampo, sono due mezzali fantastici. Ottenuto il vantaggio, Frosinone gestisce alla grande, e, si fanno vedere soprattutto Maiello, Dionisi con il palleggio che diciamo, permette di non far ripartire più di tanto la Salernitana, ci poi ci aiutano anche Novakovic, Rodiglio e Nas. Delia nel primo tempo non mi è piaciuto molto, nel secondo è migliorato. Salvi ha salvato un intervento nella di rigore, la difesa perfetta, quest'anno la difesa nostro punto forte. Bardi praticamente mi ha impegnato, l'unico pericolo che abbiamo corso al 95esimo con Migliorini che stava per segnare, io pensavo fosse Cerci, invece quando ho capito è Migliorini, stava per girare lo stadio. Meno male. Adesso ci aspetta il Livorno infrasettimanale, Livorno che ha battuto il Chievo Verona a Verona. Vorrà fare punti anche stavolta. Noi dovremmo essere bravi a fare quello che sappiamo fare. Abbiamo dimostrato di saper controllare la partita anche senza gestire noi il pallone e poi di saperla chiudere in fretta. Quindi abbiamo le armi per gestirla come abbiamo fatto in queste partite. Per questo video è tutto. Vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace, lascio in descrizione la pagina Facebook la Tana dell'Oro in Giallo Azzurro, condividete il video e noi ci vediamo alla prossima dopo Livorno Frosinone.